Rieccoci qua. Oggi inizio una serie di tre puntate dove vi racconto un viaggio che ho fatto l'anno scorso in giornata in moto, che è lungo la bellezza di 460 km. Quindi in bicicletta è per turisti che hanno voglia di starsene in giro una settimanina. Quindi vi faccio la partenza da Lecco. Così, se volete unire al giro anche Passaguello dell'altro giorno, ci sta. Oggi andiamo da Lecco a Morvegno, facendo un giro divertentissimo. Parliamo dal centro di Lecco, la provinciale 62, quella che dal centro sale con la sua bella salita tutta al 6-7%, lunga 7 km, sale e arriva a incrociarsi con la statale della Val Sesina. Quando arriviamo alla statale della Val Sesina, da lì inizia la parte più o meno pianeggiante della Val Sesina, e dopo 4 km di recupero troviamo prima di nuovo il market dei prodotti tipici con la verdaula di Balisio, che torno a consigliarvi perché è buonissima, e poco dopo trovate la deviazione per Culmine San Pietro, c'è il cartello quello marrone dei luoghi di interesse turistico. Noi saliamo per Culmine San Pietro. Dalla deviazione abbiamo un bel 6-7 km di salita semplice, leggera. Andiamo su. Dopo questi 7 km piuttosto semplici, troviamo gli ultimi 5-6 km che hanno una pendenza media del 7%, punte massime del 9%, salire al Culmine San Pietro in bicicletta non è affatto complicato. Sì, chiaramente serve un po' di gamba per la salita, ma non sono pendenze impossibili, io non ne faccio mai. Come siete a Culmine San Pietro, vi trovate poco sopra di voi, c'è la scheda per salire, un bel ristorante, ce n'è uno anche di fronte. Io vado sempre a questo qua, quello con la scheda per salire, perché fanno delle torte veramente fatte in casa, che sembrano quelle di mia nonna, buonissime, veramente di una bontà pazzesca. Un affetto di quella torta lì, qualche minuto dedicato al bellissimo panorama che si può godere da Culmine San Pietro, e risalite sulla bicicletta, che la salita l'avete già dimenticata completamente. In moto invece, tanta fatica non l'avete fatta, vi siete divertiti, e allora torniamo a divertirci. Da lì è discesa per un bel 10 km, lì sì le pendenze diventano importanti, il primo tratto la strada di solito è sporca, quindi in moto state calmi, la strada è strada sporca, per i primi 3-4 km di discesa. Poi quando arrivate giù dalla parte più ripida, che attraversate un ponticello dove c'è un torrente, da lì in poi la strada diventa di nuovo bellissima, larga e molto ben tenuta, e quindi da lì si può ricominciare a divertirsi alla grande.
Arrivati giù, dopo questi 10 km, tutti molto belli, e trovate un video. Infatti la strada finisce, quindi mettete nella strada principale, che è la provinciale 25. Noi seguiamo per San Giovanni Bianco. Se andate dalla parte opposta, andate in Val Brembilla, che è altrettanto meravigliosa, ma è un altro giro. Noi seguiamo per San Giovanni Bianco. San Giovanni Bianco perché vogliamo fare la Valtaleggio. Valtaleggio è una strada molto molto bella, che entra in questa gola che è un lorido della Valtaleggio. È stupendo, come la gran parte dei canyon, gole o gorge, chiamateli come volete, è assolutamente affascinante. E ha un paio di punti buoni per fermarsi, tra l'altro è un ponticello pedonale, è un piccolo spiazzo dove ci si può parcheggiare la moto, in bicicletta ovviamente ci si può andare. Lì ci si può fermare per qualche foto e godere insomma di questo posto che, come sempre, la natura ci regala queste meraviglie di cui è lecito goderne. Terminata la Valtaleggio, come dicevo, arriviamo alla cittadina di San Giovanni Bianco. San Giovanni Bianco, perché in bicicletta, incrociamo la ciclabile della Val Brembana. Ciclabile della Val Brembana che ve la consiglio, ovviamente, come al solito, e che ci porta sino a Piazza Brembana. Ecco, la Piazza Brembana seguiamo le indicazioni per Passo San Marco. Io sto andando a Passo San Marco. Qua dipende dal ciclista che siete, insomma. Se avete voglia, tirate su per il Passo San Marco. Se volete fermarvi un bel 60 km e un po' di metri di dislivello avete fatti, magari fermatevi. Magari se volete fermarvi, invece che andare a Piazza Brembana sempre con la ciclabile, scendete verso Bergamo e ve la dormite in quella di San Pellegrino Terme, che è una bella cittadina, c'è qualcosa da vedere. Qui ci sono anche le terme, tanto sono pochi chilometri da San Giovanni Bianco, non sprecate molto tempo. Io invece tiro su dritto e vado a Passo San Marco. La Piazza Brembana, in direzione Passo San Marco, sono i primi 8 km facili, niente di che, fino a quando arrivate al Mezzodo, al comune di Mezzodo. Quando passate il comune di Mezzodo, lì mancano ancora 12 km al passo, la pendenza media è del 9%, sono 9 km tosti. Sono anche degli strappi non indifferenti al 13-14%. Insomma, andare su è ovviamente bellissimo, ma bisogna pedalare. Andare su in moto invece è bellissimo, punto. La strada è larga, è sempre stata molto ben tenuta, almeno fino a settembre dell'anno scorso era bellissima, spero che lo sia ancora. Il moto per la strada lì è divertentissima.
poi facciamo i bravi, vediamo si parlava, ma è divertentissimo. Punto, non dico altro. Prima del passo, poco prima del passo, c'è il ristorante. Io ho sempre mangiato bene, mi sono trovato bene in quel ristorante lì. C'è il momento di una pausa pranzo, però te lo consiglio volentieri, perché è un bel posto, molto una posizione estremamente panoramica, quindi se ti anche vedere il panorama, si mangia bene, si spende un soldo giusto. Non sono mai stato rapinato, quindi perché no? Dal ristorante al passo sono ancora 2 chilometri. Sono ancora 2 chilometri belli, quindi non mangiate troppo se siete in bicicletta, perché vi ho fatte. Dal passo al passo, quando siamo al passo San Marco, che dico sempre per i ciclisti, alla fine abbiamo fatto 75 km, mica un'impresa mondiale. E insomma, quando sto al passo San Marco, a questo punto io non mi fermerei, andrei giù fino a Morbegno, che è una bella cittadina, c'è di che visitare, soprattutto Palazzo Malatrida, che è un gran bel posto, può visitare in parte, perché in parte è riservato a cerimonie, eventi e quant'altro, e non sento di farmi entrare. Il salone di ingresso, il salone principale, i bellissimi giardini sono sempre visitabili. E vale la pena farci un giro. E comunque, dal passo a Morbegno, è vero che sono 30 km, ma sono 30 km tutti in discesa, non dovete fare neanche una pedalata. Cosa vi costa? Va giù da sola. Andate. E diciamo che questa prima parte del giro è fatta. E ci vediamo alla prossima. Detto ciò, ragazzi miei, io vado.